che per tenersi aggiornato con la moda ha adottato l'uso del sitar. Mi dica, Mario, per voi camaleonti, questo millenario e suggestivo strumento, che cosa rappresenta? È una zucca. E poi una canna di bambù, cioè applicata sulla zucca, che forma la tastiera. È bello a sentirsi. Voglio qui. Bisogna anche farlo. Infatti tanti complessi che non hanno il sitar, diciamo, sitar, traggono i suoni dalla chitarra cercando di avvicinarsi di più a questo genere, ecco, come noi anche. Quando facciamo delle serate c'è Mario che fa l'indiano con questa chitarra. Fa l'indiano. Cioè, fa l'indiani, ecco.